Ragazzi, finite da poco Atalanta-Juventus, 2-0 per la Juventus al Gewiss Stadium di Bergamo. Partita dalle due facce. Primo tempo Juventus veramente imbarazzante, orribile, dove l'Atalanta, scusate, prende un palo anche con Scalvini da calcio d'angolo. Secondo tempo, Juve leggermente meglio, fino al gol di Ealing, migliore in campo in assoluto per me, finalmente. Vedi, cara latrina di merda, mettendo i giovani, vedi che questi hanno fame, hanno voglia e fanno anche gol, brutta latrina di merda. E poi dici, io lanci giù, li lanci perché o sono infortunati oppure non hanno più benzina. Dopo il gol, la Juventus non mi è piaciuta, arroccata tutto indietro come al solito perché Allegri deve portare avanti la sua teoria del cazzo del corto culo, del corto muso. Ma poi alla fine ci ha pensato Dusan Vlahovic, grandissimo gol da fuori area. Chiedete scusa a Vlahovic perché questo ogni volta che arriva un pallone segna o va al tiro. Chiedete scusa a Vlahovic. Ah, a proposito, schifosi, cori, razzisti nei confronti di Vlahovic da parte di questi pseudo tifosi dell'Atalanta, complimenti, bravo, 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 complimenti. Vlahovic ha protestato e però viene ammonito. Invece Lukaku, sa Lukaku no, la vittimella di sta minchia, Lukaku fa quel cazzo che gli pare però non viene ammonito. Mentre Vlahovic ha ammonito. Come al solito, due prese di misure. Bravo Gravina, bravo Gravina. Il protetto di Gravina può fare quel cazzo che gli pare, però non viene ammonito. Mentre invece Vlahovic è stato bersagliato di cori razzisti, beceri, schifosi. Adesso voglio vedere cosa fa la FIGC. Squalificheranno la curva dell'Atalanta? Ma secondo me non penso, perché l'Atalanta è il color nerazzurro, quindi gli ricorda la sua squadra, il caro Gravina. Quindi non gli faranno un cazzo. Comunque Vlahovic l'ha messi a cuccia nel miglior modo. Un gran gol da fuori area. Chiedete scusa a Vlahovic. Altro che quel pippone di Milik, ragazzi. Milik imbarazzante oggi. Migliore in campo. Ealing, Rugani, Danilo. Peggiore in campo. Io dico Fagioli, ma perché ha giocato fuori ruolo. Da ragazzi, giocava terzino destro. Terzino destro giocava Fagioli, neanche nel suo ruolo. In un 5-4-1 giocava terzino destro. Ma ci sta una partita sottotono, ci sta. E poi altri peggiori in campo. Non mi è piaciuto Rabiot, troppo falloso. Io non vedo sto grande. Sta grande partita di Rabiot, una partita normale, se proprio dobbiamo dirla tutta, normale. E poi non saprei, quadrare sempre sette mezze cagate. Niente, ragazzi. Comunque, 3 punti d'oro, 3 punti d'oro in quel di Bergamo. Ragazzi, mettete un like al video e lasciate un commento. Atalanta 0, Juventus 2.